Intelligenza artificiale si può fare di tutto ormai, no? Quindi questo ragazzo ha falsificato la faccia di questa tizia, gli ha messo la faccia della Premier e praticamente lei ha denunciato sia il padre che era il titolare che praticamente probabilmente era inconsapevole del tutto di quello che faceva il figlio, che è il figlio, quindi una mega denuncia. Non è il primo che viene a denunciare, chi è che ha denunciato? Lei ha denunciato una serie di persone. Ma perché non denunci anche Antonio Ricci che ha messo alla mercé di tutti la tua storia d'amore, scusa? Chi è che ha denunciato? Ha denunciato un sacco di gente. Lei denuncia, lei se ti piglia ti querela. Devo dire che è interessante questa cosa che i VIP cominciano a querelare persone non famose. È un fenomeno Fedez, lo fa, è un fenomeno nuovo. Nonostante tu non sia famoso, io ti querelo lo stesso. Ti denuncio, ti querelo, insomma. Adesso Corona probabilmente ha ragione, perché Corona ha subito delle querele ingiuste. L'avvocato, che è un bravissimo penalista, è uno che è civilista, che comunque l'ha seguito in tutte le sue cause, ha detto tutte le querele che ha ricevuto Corona sono illegittime, non sono comprovate, noi abbiamo la prova, quindi se tu hai la prova, dopo rischi di cadere nel torto, di pagare il doppio della penale. Questa è un'altra cosa, perché anche a me mi hanno sempre minacciato di querela. Ma io ho sempre detto, se tu mi quereli, io ti faccio una controquerela, ti porto via la casa, vedi te.